Benvenuti qui oggi. E io sono Silvia, la CSA Terrestra. CSA sta per comunità che sostiene l'agricoltura. Faccio cioè quel lavoro da cui è nato tutto lo specismo. Produciamo cibo, facciamo agricoltura, quindi abbiamo inventato questa bellissima distinzione tra ciò che serve e ciò che invece è selvatico, non ci serve per niente e quindi va allontanato. E questa sera sono molto felice proprio perché appartengo a quell'ambiente là di dare la parola a Massimo Filippi, autore del libro M49, Un orso in fuga dall'umanità, Laura Budriesi, che si presenterà perché sono talmente stanca che non riesco a... e Angela Belmondo, che è nascosta da qualche parte, che interverrà al momento giusto. Grazie a tutti per essere qui. Mangio, bevo, corro, sogno, penso. Lascio tracce, le cancello, mischio finte tracce e ancora tracce, su altre tracce, parsi indizi, piste infide, segni vuoti e criptici o ambigui. E mi nascondo, corro, rido, rullo di rabbia esuberante di incontenibile gioia. Esco allo scoperto, piango, desidero, rigurgito, corro di nuovo e subito graffio, mordo, urlo, defico, scatto, piscio, mi masturbo, poi sento il lutto e mi annoio, mento e non perdono. Talvolta canto, invento musica, tal'altra gioco, cerco ospitalità nella densa oscurità, nel bosco, danzo e poi inseguo la luce calda sopra il pelo, strappo, mi ferisco, sanguino, in sonno e corro, tengo gli occhi aperti e dormo e sogno. E anche allora corro, talvolta ammazzo in volo, striscio a terra, come se gli arti fossero, ricordo d'altri tempi, d'altre vite, d'altre stagioni. Merda, merda, è ancora merda. Voi credete che questo sia indizio di stupidità? Bestialità, in effetti, in molte vostre lingue così dite. Segno per me, inavvertito, che segnerebbe per voi il mio cammino. Traccia per rintracciarmi, no, è più semplice, o miei ridicoli narcisi. La lascio dappertutto, per farmi più facilmente rispecchiare di quanto già faceste un tempo, in maliziose pozzanghere, in isolati stagni. Matti, matti, siete proprio matti, incredibilmente matti, matti senza speranza, tanto siete ridicoli, resistono nonostante l'immensa disparità di forze, le vostre armi micidiali, le vostre macchine perfette, il vostro immancabile rancore per avere perso un infinitesimale quasi impercettibile parte del vostro capillare controllo planetario. Per opera di un ursus, poi, o come mi chiamate, un altro assurdo nome con cui provate a definirmi, parte, senza parte, qualcosa che dovrebbe scrivere per fare zoo, circo, bile, trofei da salotto, turismo, perfino addirittura cartoni animati, o al massimo cultura popolare in qualche periferico immaginario del folklore, presunta autentica cultura in qualche astromuseo di storia naturale. Ricordatevi però che anche se al film mi prenderete, la mia fuga continuerà dentro le vostre movenze, che chi le mie parti ha preso prenderà di chi mi imita, o chi mi imiterà, o chi in seguito seguirà, di chi anche Sapiens, roba da non credere, grazie a me, o almeno anche grazie alla mia spericolata sorte, lo voglio pensare, concedetemi quest'ultima presunzione, nella perigliosa latitanza, prenderà distanza dal vostro suprematismo sciovinista, abbandonandovi progressivamente, una volta levate le ancore per i mostri ormeggi, dal turbe sanguinario continente dell'umano. Buonasera a tutte e tutte, grazie per essere qui, poi così numerosi, e grazie a Massimo, che è almeno la seconda volta che introduco per questo meraviglioso libro che sicuramente ha lasciato traccia in noi.
M49, un orso in fuga dall'umanità. Massimo, credo non abbia bisogno di presentazioni perché immagino che tutti lo conosciate, sicuramente come teorico e militante antispecista. E ti volevo chiedere innanzitutto questo tuo sottotitolo, un orso in fuga dall'umanità, come vorresti commentarlo? Innanzitutto grazie a te Laura e grazie Andrea che ha fatto, Andrea Nurcis, i disegni che non, ecco, insomma, non sono in aggiunta al libro, sono parte integrante del libro, dialogano con le parole, grazie ad Angela Belmondo che sta ancora trovando i pezzi da leggere, quindi si è davvero. Il papillon ovviamente è dovuto al nome che abbiamo assegnato all'orso. Un orso in fuga dall'umanità è innanzitutto che cos'è questa umanità? L'orso non scappa dall'umanità in senso generale, ma scappa da un'umanità ben precisa, che è un'umanità appunto anche nel libro scritta con la U maiuscola, quindi un'umanità che non esiste in carne e ossa, ma esiste in quanto un filosofo chiamerebbe astrazione reale, cioè un'invenzione, ma un'invenzione che poi ha delle ricadute materiali importanti sulla vita dei viventi in generale. E questa umanità, ripetiamolo, ha delle caratteristiche specifiche che poi si spacciano per naturali e universali, ma che in realtà sono altamente selettive ed escludono ciò che da questa umanità non è riconosciuto, che è un'umanità bianca, maschia, eterosessuale, cisgender, ricca, abile, carnivora, energivora, eccetera. Quindi questa è l'umanità da cui scappa un orso, e si chiama un orso proprio perché poi magari ci torniamo, è un orso nel libro, tra l'altro da un certo punto in poi è scritto tutto attaccato, non è un refuso come pensava la casa editrice, ma è qualcosa di voluto, proprio per indicare da un lato questo flusso, dall'altro il fatto che partiamo parlando di M49, ma per allargarci ad una situazione, insomma M49 lascia una traccia di qualcosa di ben più ampio, l'abbiamo sentito anche oggi pomeriggio con Francesca. Insomma, M49, la vicenda di M49 ne rispecchia tante altre, anche intraumane, e quindi l'idea del un orso, proprio anche per togliere questo aspetto, forse possiamo dire una prima cosa che cerco di far trasparire dal libro, è anche questa idea che ovviamente gli animali hanno la loro voce, gli animali, nonostante i secoli, come il pezzo che è stato letto, no? Di addomesticamento, che vuol dire selezione della specie più docile, vi ricordo che siamo riusciti ad addomesticare 15 specie su un tentativo di 800, quindi selezione delle specie più docili, all'interno delle specie più docili, degli individui più docili. Nonostante questo, se no non ci sarebbe la zootecnia, no? Perché ogni giorno c'è una nuova macchina di contenzione, delle nuove catene, dei nuovi sistemi di restrizione, perché ovviamente gli animali si ribellano, perché insomma l'industria non avrebbe interesse a costruire nuovi sistemi di controllo se il controllo non fosse necessario. È un po' come diceva il postmodernismo italiano di tanti anni fa, quando c'era ancora la sinistra, che ovviamente la lotta di classe genera, cioè cambia anche la resistenza del mondo operaio, modifica le caratteristiche, no, del sistema capitalista, e credo che gli animali facciano questo. Il problema è che poi noi siamo in una determinata cultura, quindi siamo abituati a vedere le manifestazioni muscolari, confondiamo la resistenza con quel che pensiamo essere noi la resistenza, cioè la resistenza maschile, molto muscolare, molto abilista, no? Per cui M49, grazie al cielo, non sto criticando M49, poveraccio, arriva all'onore della cronaca perché scavalca recinti, supera telecamere, recinti elettrificati, alti 4 metri, 6 metri, non lo so, fa due fughe, insomma, bene, ha fatto bene, come si diceva oggi pomeriggio, ha fatto capire che lì non ci voleva stare, però insomma ci sono tanti altri modi di fare resistenza, penso agli scioperi della fame, penso ai suicidi,
che sono appunto delle resistenze passive, no? Non sono resistenze muscolari, non sono resistenze abiliste, non sono resistenze maschili. Appunto, nel libro si parla di una ossa, di un'altra ossa, di un'ossa della bile, che le ossa delle bile sono le ossa che la medicina tradizionale cinese incanala la cistifellea per ottenere la bile, e sono all'interno di gabbie più strette delle stesse dimensioni per tutta la vita, con questo catetere inserito, e una di queste ossa, nel momento che è stata liberata, perché aveva partorito, abbraccia in un abbraccio mortale il suo cucciolo, lo soffoca e poi sbatte la testa contro il muro e si uccide. Questa è forse un altro tipo di resistenza che noi sottovalutiamo e forse sulla quale dovremmo cominciare a pensare, che credo, tra l'altro, ci ha insegnato un altro corso. Poi mi fermo, il pezzo che ha letto, giusto per contestualizzare, i tre pezzi che ha letto Angela, che ringrazio, sono tratti dal primo capitolo. Dico due parole sulla struttura del libro, così ci capiamo meglio. Avete capito, è scritto in prosa poetica, non è il solito saggio minimalista antispecista. Io ne ho scritti di saggi antispecisti, ma mi sentivo stretto, mi sembra che bisogna cominciare a fare una riflessione anche sul linguaggio. I saggi sono molto umani, troppo umani. Ho provato, correndo il rischio, per magari diciamo qual è, a usare un linguaggio differente. E il primo capitolo parla M49, e appunto era prima parte del libro, è stata scritta come poi è stata rivista come un articolo per Liberazioni nel settembre 2019. Diciamo, c'è stato un primo tentativo di parlare di Orsi di Trentino, poi grazie al cielo sono arrivati i collettivi sempre antispecista, Scobie eccetera, che hanno Stop Castellere, che hanno fatto manifestazioni, credo che però anche qua non facciamo binarismi, no? Non c'è la teoria da una parte e la pratica dall'altra. Ci sono delle pratiche differenti, anche la scrittura è una pratica. E sì, ho provato, poi l'ho ripreso in mano dopo il Covid, quando c'è stato un momento, no, di mobilitazione nel 2020, poi c'è stato un attimo di pausa, quindi il libro esce nel 2023 e poi si ho sentito le manifestazioni, la conflittualità è stata ripresa, e in quel momento M49 era libero, quindi è scritto con quella, era già scappato due volte, non l'avevano ancora beccato per la terza, e quindi c'è questo aspetto di sì, aveva già provato il carcere, quindi c'era la rabbia, ma allo stesso tempo c'era anche la gioia di poter continuare a fare la sua vita. Poi c'è il secondo capitolo, che è invece un mano umana solidale, perché continua a cambiare la sua declinazione, molto fluido questo autore, autrice che ha scritto questo libro, quindi continua a cambiare la sua localizzazione, posizionamento corporeo, e che appunto ormai M49 è in carcere, condannato all'ergastolo, poi magari se volete, se qualcuno non sa la storia, possiamo raccontare qualche dettaglio, però e quindi c'è questo mano umana solidale che esprime la sua rabbia, la sua tristezza nei confronti dell'incarceramento per ora vita di M49. E poi c'è un terzo capitolo che è il flusso, davvero il flusso del desiderio, c'è questa apertura sempre più ampia, poi leggeremo delle parti in cui se il primo capitolo parla un io, nel secondo capitolo parla un tu, nel terzo capitolo diventa un sì impersonale, che è davvero il fluire di quella che nel libro chiamo vita morte, ancora una volta tutto attaccato, perché non si dà vita senza la morte, non si dà morte senza la vita morte del vivente che si trasforma, si metamorfizza, si ibrida, si transforma, eccetera. E poi c'è ci sono due aspetti da considerare che nel libro provo a fare come M49 e gli altri animali, lascio delle tracce che sono delle citazioni occulte che ognuno può divertirsi a trovare, così può sostituire un libro che può sostituire anche la settimana enigmistica, quindi ha varie funzioni, quello di carta, la carta si può utilizzare per tante cose,
e il, ed è scritto, ogni capitolo è fatto di 49 pezzettini, tutti che iniziano con la lettera M, M49. In uno di questi l'editore si è dimenticato di mettere lo spazio, è successo un disastro, e questo si chiedeva perché questo pazzo così incazzato che abbiamo tolto solo lo spazio da... Quindi c'è un refuso gravissimo, però in origine erano 49 pezzi per ciascun capitolo, tutti che iniziano con la lettera M. I primi due capitoli sono numerati, nell'ultimo invece è una frase unica, proprio per dare questa idea del flusso, che si unisce con dei puntini che separano i vari pezzettini. Io non so, mi fermerei prima. Proseguo io, anche se hai di leggere già un pezzetto. Allora lasciamo parola ad Angela. Montagne, montagne, ancora montagne, e tra queste l'alba accecante e il sonnambolico crepuscolo, l'alto sole senza ombre del meriggio, i gelati laghi, la rorida penombra del fogliame attorcigliato, la luce diffranta in veloce sfavillante particella, oppure diffusa in brillante onda altalenante, e il buio silenzioso, i fuggevoli astri, il soffuso aroma della terra, il palpitante tremore delle vite, il turbinio palpitante delle morti, il palpito irrefrenabile dei sensi. Morirai, nutro ormai poche speranze, abietto Cristo al male, e dopo tre giorni, temo, non risorgerai. Morto l'animale, cielo senza uccelli, mare senza pesci, terra senza lupi, licantropi e lupoli, banchise polari senza orsi. Ogni politica, pur nella sua intrinseca mutevolezza, è sempre, comunque, criminale. Mazze, pungoli, proiettili e veleni, mannaie, coltelli, fucili e frecce, fruste, cariche, ormoni, antibiotici, metabolizzanti e mille sbarre. La mano manipolatrice dell'umano fa la manutenzione degli ipermercati, delle strade, dei laboratori, dei passatempi e della decorosa sicurezza metropolitana. E il peso dell'accumulo d'orrore ha effetto anestetizzante. I corpi diventano numeri e carne. In pieno disinteresse e totale confusione, l'inferno dei capi di bestiame, decapitati per le infime litanie del modesto sopravvivere cicardiano. Allora Massimo, tu parlavi appunto di questa suddivisione così particolare anche dal punto di vista stilistico della tua opera. E nella seconda parte appunto c'è questo uomo, donna o comunque insomma traditore della propria specie, in cui si può vedere anche te in qualche modo forse, che quindi è solidale con l'orso, e in tutto questo quindi anche appunto ascoltando Angela e la prima parte del testo, il desiderio dell'orso, in qualche modo il desiderio di chi scrive per l'orso, e comunque questa idea del desiderio che attraversa il testo, e che in qualche modo ti vorrei chiedere come leggi appunto dal tuo punto di vista filosofico a un'idea di soggettività, o forse meglio dire post-soggettività. Ok, avrete capito che non ci siamo preparati, no? Preparate, siamo... Io ho scritto gli appunti su degli attori, credo. Magari faccio un passo indietro per rispondere alla tua domanda, che è il rischio di cui parlavamo prima, cioè qual è il rischio che si è corso? Il rischio che si è corso è, vabbè, il capitolo secondo, hai ragione, insomma, la traditrice della specie sono io, e ovviamente è un umano solidale che scrive per 49, quindi diciamo che il capitolo più facile, cioè è quello che chi scrive sta pensando di questa situazione, e che, come avete visto, comincia ad allargare la situazione, perché si parla di capi bestiali, insomma, è quello che si diceva anche prima, insomma, non è
anche i trentini sono più cattivi degli altri, non so, mi pare che qua intorno ci siano magari le notti di maiali, così giusto come passaggio conoscitivo, di qualche miliardo di maiali. Dicevo però il rischio che si corre, soprattutto la prima parte, è dare la propria voce alle 49. Quindi un rischio di antropomorfismo. Ci ho riflettuto molto su questa cosa e è importante forse sottolineare questo aspetto. Io credo che l'antropomorfizzazione, se fatta in maniera... Bataille diceva antropomorfismo lacerato, cioè se fatta in un determinato modo che non è la ripetizione, la sovrimposizione dell'umano sull'animale, è probabilmente uno strumento che abbiamo a disposizione per smontare l'antropocentrismo, anche perché dobbiamo, insomma, l'insegnamento del femminismo è che noi parliamo con dei corpi situati e delle prospettive situate, quindi che ci piaccia o meno siamo umani, quindi da come umani possiamo parlare, e l'operazione che dobbiamo fare, e qui entra il discorso sulla posta soggettività, è proprio quella di, qua il richiamo Deleuze, che si parte da lì, non sia anche per il desiderio ma dal esergo, e quando si scrive con gli animali, o addirittura lo dice, si scrive come gli animali. Quindi io si fa quell'operazione di antropomorfismo se si appunto mantiene una soggettività forte, per cui io scrivo per l'animale, o scrivo, se fossi uno scienziato scriverei degli animali, un zoologo, un veterinario scrive degli animali, i politici possono scrivere per gli animali, io credo che invece la politica con la P maiuscola dovrebbe scrivere con gli animali o come gli animali. Deleuze scrive, bisogna scrivere come un topo torce la coda, come un felino sonnecchia, come un pidocchio di mare che salta e vede tutta la spiaggia, oppure se ne sta con il naso puntato su un singolo granello. Quindi scrivere come gli animali o scrivere con gli animali vuol dire entrare in una ibridazione reciproca, no? Provare a provare quello che potrebbe provare un orso, come si è detto prima, no? Che si ferisce, che corre in un bosco, che sente il vento scorrere sul pelo, che sente la pioggia, che sente il calore del sole. Ovviamente l'operazione a rischio, però c'è una importante passare. Karen Barad, che è una filosofa queer statunitense, in un saggio che abbiamo raccolto in Divenire Invertebrato, scrive: l'antropomorfismo va bene perché così facciamo capire che le cose belle non sono solo proprietà dell'umano, cioè noi, l'umano ha fatto un'operazione di accaparrarsi tutte le cose belle, cioè l'intelligenza, l'agency, la moralità, la comprensione, il riconoscimento, eccetera. Se facciamo parlare, cioè se riassegniamo questi aspetti anche agli animali e alle animali, insomma, disappropriamo l'umano delle cose belle che si è autoassegnato. Quindi sì, assolutamente sì, soprattutto nella terza parte del libro c'è un tentativo appunto di superare la nozione di soggetto, no? Il soggetto crea immediatamente questo aspetto di separazione con ciò che definiamo oggetto, che poi sono tutti binarismi, no? Che si ripetono, a cominciare dal binarismo uomo-natura, che poi sostiene il progetto, così torniamo al progetto Life Ursus, no? L'idea che l'umano stia al di fuori della natura, quindi posso creare il paesaggio, no? Perché poi l'operazione è stata un'operazione turistica, correggetemi se sbaglio, però c'era in Trentino, c'era questo Eden del Trentino tanti anni fa, poi come si dice oggi pomeriggio, per qualche strana ragione gli orsi e le orse scompaiono, chissà qual è questa ragione. La cartolina non è più tanto bella, probabilmente gli albergatori eccetera si accorgono che se ci fosse in giro qualche bell'orso la cosa funziona meglio, quindi si mette l'orso, poi l'orso dà fastidio, quindi lo si toglie, e c'è appunto questa idea che si possa pensare come insegna il concetto di soggetto, o come insegna uomo natura, no? Che si
che esistano questi individui separati dalla loro ecologia, no? Per cui io posso prendere appunto 10 orsi in Slovenia, che hanno la loro ecologia, i loro affetti, il loro mondo, il loro essere nel mondo, le loro relazioni, li prendo, li deporto in Trentino e questi immediatamente devono riadattarsi in questa nuova ecologia, tolti dalle loro appunto, relazioni, dai loro affetti, dal loro mondo, e ritrovarsi di colpo in un altro posto. Non so, penso che se prendiamo Andrea Nucci, se lo portiamo da Lugo di Romagna a Manhattan di colpo domani mattina, probabilmente avrebbe una sensazione di difficoltà a riorganizzarsi, sarebbe un po' problematico, no? Quindi questa idea appunto che esistano che il vivente sia come un pacco, no? Per cui è lì, lo puoi prendere e spostare dall'altra parte, credo che sia ciò che ha informato il progetto Life Ursus, no? Perché era già delirante di per sé anche solo pensarlo, non metterlo in atto, no? Pensare che io posso prendere e spostare dei viventi non tenendo conto della loro ecologia in senso ampio, non solo l'ecologia come si intende normalmente, ma l'ecologia degli affetti, dei desideri, dell'essere nel mondo, e spostarli a destra e a sinistra e riportarli, adesso li riporto in Slovenia, poi li riporto in Trentino, a seconda di dove serve fare la cartolina giusta, anche poi il passaggio che ha letto prima Angela, dove appunto gli orsi non sono mai pensati in quanto tali, ma appunto come trofei, come animali da zoo, animali da circo, utili per qualche mostra di storia naturale, per il folklore, per la bile, per i cartoni animati, no? Questo apre su tutta una serie, no, di considerazioni sulla pornografia animale, no? Per cui il corpo dell'animale non è diventato solo materialmente, è diventato anche simbolicamente, no? Pensate alle pubblicità, se voi conoscete una pubblicità dove indirettamente o direttamente compaiono degli animali, no? Per cui un bel cucciolo di golden retriever è utile per pubblicizzare della carta igienica che non infastidisca i nostri sedili molto delicati, qui la carta igienica è tanto leggera quanto il pelo del golden retriever, e voglio dire, i politici che sono comparsi con i loro cagnolini, no? È diventato anche un modo per fare campagna elettorale, voglio dire, anche persone non solo locali come può essere stato Berlusconi, ma anche Obama, cioè anche Bush, no? Si sono presentati con i cagnolini a fare pubblicità, e poi vabbè, abbiamo Brambilla che è ovviamente il punto fondamentale del paese, fino ad arrivare alle pubblicità, no? Dove pubblicizzo con un animale dei prodotti per animali fatti con corpi di animali, no? Per cui qua il circolo si chiude, quindi c'è questa, anche questo aspetto da considerare. So se ho risposto a tua domanda. Sì, assolutamente, anche perché poi hai già anticipato appunto il discorso sulla terza parte del libro, dove perché tu poi a un certo punto nella tua introduzione citi proprio il passaggio, no, di Deleuze e Guattari, della scrittura come atto di responsabilità verso la sofferenza animale. E allora, no, volevo leggere queste due righe che poi citi anche tu, che sono bellissime. Se lo scrittore è colui che spinge il linguaggio al limite, limite che separa il linguaggio dall'animalità, dal grido, dal canto, in questo caso allora bisogna dire che sì, lo scrittore è responsabile di fronte agli animali che muoiono. Scrivere non è per loro, non si scrive per il proprio gatto, per il proprio cane, ma scrivere al posto degli animali che muoiono, significa portare il linguaggio a questo limite. Bisogna essere sempre al limite che separa dall'animalità, ma per l'appunto in modo da non esserne più separati. E quindi in qualche modo pensavo la terza parte di questo tuo testo e questo flusso, questo mettere a dura prova la grammatica e il linguaggio stesso possa essere un esperimento in questa direzione, su questo limite. E poi non so se voi preferisci rispondere tu o vogliamo sentire Angela che ci legge. Esatto. No, dico solo una parola che è colto il punto ed è anche qua, è Deleuze, no? Deleuze e Guattari che dicono una parte fondamentale del linguaggio, cioè seguire le regole del linguaggio che si sono formate nel tempo è, come dire, aderire ad una certa
Non c'è solo l'ordine del discorso, c'è anche l'ordine sociale che influisce l'ordine del discorso e viceversa. Infatti io a un certo punto scrivo così, non si morire, uomo corre cavallo, ma solo senza più articoli determinativi e indeterminativi, il verbo declinato all'infinito. Sì, quindi c'è anche questo lavoro di provare a smontare la grammatica, la sintassi, forse anche il senso delle frasi, no? Per cui voglio dire, non è un caso che noi quando diciamo, quando parliamo al plurale decliniamo al maschile, no? Per cui ciao a tutti, no? Adesso abbiamo imparato a dire tutto e tutto, però insomma, esatto, io che ho una certa età, insomma, una volta si diceva buonasera a tutti, anzi non ciao, buonasera a tutti. Ma lo stesso modo di dire, no? Noi pensiamo di fare gli antispecisti dicendo altri animali, gli umani e i non umani, gli animali umani e gli animali non umani, gli umani e gli altri animali. Provate a riflettere anche su questo linguaggio, è antropocentrico. Io non ho mai sentito dire c'è il mondo dell'animale di cui noi facciamo parte, ci sono i lepidotteri e i non lepidotteri. I lepidotteri e altri lepidotteri, le giraffe e le altre giraffe, no? Cioè, sembra banalità, ma questo modo di parlare poi ci costruisce le sinapsi e costruisce un certo modo di organizzare il mondo. Quindi c'è anche, che poi voglio dire, l'altro aspetto che poi davvero chiudo, che mi sembra importante ricordare, che è stato ricordato anche oggi, M49, ma poi tutti gli altri sigle che trovate, questi marchi che appunto marchiano questi viventi, l'M, la F sono maschio e femmina, no? Che è davvero l'ossessione di questa società, no? Che sono dei binarismi principali, per cui MF dappertutto. Se voi ci pensate, l'unico dato biologico che vi portate appresso è scritto sul vostro codice fiscale MF. Sul codice fiscale non c'è scritto alto basso, con i capelli neri, con i capelli biondi, c'è scritto maschio o femmina. E poi la cosa che a me è sempre colpito, perché anch'io ho fatto degli errori nella vita, quindi a volte sono andato a votare, e la cosa mi ha colpito tantissimo a dare i seggi elettorali che sono divisi per maschi e femmine, che è una cosa, perché ho difficoltà a capire i bagni, ma i seggi elettorali, ammesso che le due cose siano distinte, però ammesso che i seggi elettorali non siano bagni, però facciamo finta che siano distinte, è difficile capire perché sia maschio e femmina, no? Cioè, la risposta è perché così ti riduciamo le code, no? Fai da A a L, da M a Z. Quindi è proprio un'ossessione di questa società la divisione di maschi e femmine, tant'è che Nick Banvenist, che è un grandissimo linguista di origini siriane, francese di origini siriane, apre il vocabolario delle istituzioni indoeuropee, il vocabolario delle istituzioni indoeuropee, non con il termine Stato, come uno si aspetterebbe, non con il termine Repubblica, non con il termine potere, non con il termine popolo, ma là per un maschio riproduttore. Perché dice l'ossessione della divisione maschile e femminile è tipica di una società di allevatori. Perché chi è che ha bisogno di distinguere immediatamente un maschio da una femmina? L'allevatore. Noi viviamo in una società di allevamento, ben più ampio degli allevamenti che vediamo lungo l'autostrada. Quello è l'orrore puro, ma l'allevamento è molto più diffuso. Sì, infatti anche loro oggi ricordavano appunto il vostro movimento, cioè a me quello che ha fatto proprio più orrore del riportato nelle vostre parole è stato questo punto, questo sangue rivendicato come qualcosa di particolarmente fastidioso dagli allevatori, quindi una delle contraddizioni dentro cui siamo appunto immersi fino al collo, ma potremmo sentire Angela se ha piacere di continuare. Mancette vacche sono straziate, i magnifici vitelli confinati, le benevole capre, le tornate, le celesti pecore accettate, i dolorosi tori banderillati, i gaudenti orsi internati, e parlano di scimmie svertucciate, gli uomini maiali, massacrati dall'incendio. Massacri freddi e industriali e le mattanze oscene, e le mediterranee stragi quotidiane,
e l'intercontinentale invisibile di CPA. M49 risignificato o tra delle mille trame insieme a noi per un indimenticabile istante infinitesimale. Dunque siamo state sfolgoranti costellazioni, immagini dialettiche vertiginosi cosmici contrattenti, revenanti anacronismi intempestivi, latenti, oscurità, illuminescenti, limitrofe, soffuse lontananze, prima che fossimo e dopo che non ci saremo. Sviluppi di delicate trame, trepidanti, materici, legami incerti e tremolanti, saremo traccia, rimanenza, rumore, che lieve. Resta nel vento, febbre, intermittente della vita, silenzio tremante appena sussurrato, pensarsi insieme, stendersi al suolo, tra me, te, tra te e me, tra vacche e orse, ci abbracceremo mentre erbeggianti, arrossiremo nella radura ultima ed estrema, nella fievole luce di sparentati, avranno. Rischiarata, vivente, pure morente, morente, pure vivente, magnifica, suadente, orsa maggiore. No, ho sentito questa parola che torna in una delle bellissime, anche delle bellissime tavole di Andrea, il tra, che ci rimanda sicuramente a un'idea di divenire, di flusso, e anche a un'opera in particolare che hai scritto anche durante, ritorna in tanti tuoi lavori, però durante la pandemia tu hai scritto questo testo, Il virus e la specie, no? Come se appunto già ci dimostrasse qualcosa di cui tu parli da tempo e che uno, non dico, cioè faccio finta di non dire questa parola perché sarebbe una metafora specista, ma adesso la dico per sottolinearlo, sarebbe uno dei tuoi cavalli di battaglia, cioè la... esatto, il peggio, però manco per dimostrare il linguaggio che in un qualche modo ci parla, anche se non vogliamo, e quindi che è in un qualche modo la decostruzione del concetto di specie che ci portiamo dietro culturalmente. Beh, qui se non fossi usando un linguaggio sessista mi vuoi portare a nozze. Il virus e la specie nasce appunto nel periodo della pandemia, notando tutta una serie di considerazioni che non venivano svolte dal pensiero mainstream, che si è subito polarizzato in maniera binaria da una parte o dall'altra. Quello che mi ha colpito è sicuramente, prima di tutto, questo dimostra quello che su cui lavoro da anni, che l'antispecismo classico mi sembra non abbia mai considerato, che è lo snodo rappresentato dal concetto di specie. Darwin scriveva chiaramente che specie è una convenzione che serviva a lui per descrivere dei viventi molto simili tra di loro. A pagina 123 dell'edizione italiana dell'origine della specie di Bollati e Bolinghieri, perché se no il povero Darwin sembra l'inventore della specie, in realtà Darwin inizia lui per primo a decostruire una specie, e un biologo epistemologo francese contemporaneo, che è Jean-Jacques Cupiec, dice che noi abbiamo l'idea di specie di individuo perché abbiamo una visione molto ristretta. Se noi aprissimo il nostro orizzonte, sto parlando di nuovo di quella vita morte che dicevo prima, di cui parlavo prima, parleremo di linea, abbiamo una linea continua di trasformazioni che in certi momenti storici si individualizzano come individuo, scusate il gioco di parole, o si specializzano come specie. Ma in realtà lui dice, Darwin non ci ha mai detto che cosa sono le specie, Darwin ci dice che cosa fanno le specie, parlano in continuazione. E il virus dimostra assolutamente questo, il coronavirus SARS-CoV-2, ma anche tutti, vi ricordo che circa il 60% delle malattie sono zoonosi, cioè sono microrganismi che sono saltati da un'altra specie alla specie umana, il famoso salto di specie. Anche qua c'è un antropocentrismo disperato, perché vi ricordo che i virus saltano tra tutte le specie, l'esempio classico è forse che SARS-CoV-2 non parte col pangolino e finisce in qualche animale di un wet market e da lì poi si diffonde
dovunque, però diventa salto di specie quando interessa a noi. Quindi questo è un altro trucco del concetto di specie, no? Per cui la specie è usata, per tornare anche al discorso di prima, per dividere l'umano da tutto il resto del vivente. Non credo che nessuno sia capito di sua nozione di specie per distinguere un coleottero da un cane. Il problema fondamentale è, vedete, c'è coleotteri, c'è l'intesta, mi piacciono gli animali piccoli, schifosi, che fanno ribrezzo, che corrono sulle superfici, che non vanno in alto, non vanno in basso, le profondità, le altezze dei grandi filosofi, queste cose che corrono sulla superficie. E appunto la specie è questa invenzione qua, un'invenzione che poi ci dice che è qualcosa di naturale, quindi di insuperabile, quindi le specie non comunicano tra di loro. In realtà appunto SARS-CoV-2 ha dimostrato esattamente questo, poiché nessuno l'ha colto, siamo tornati esattamente come prima, giustamente dicono, alla normalità. È un'altra considerazione. C'è stato sicuramente in quel momento, appunto, da un lato la messa in dubbio del concetto di specie, dall'altro forse per un momento, quando tutti, ovviamente con differenti gradienti di vulnerabilità, cioè non sono così ingenuo da non capire questo, però c'erano gruppi di umani ovviamente che erano più esposti al virus di altri, però c'è stato un momento in cui forse si cominciava a comprendere che eravamo tutti sulla stessa barca, no? Che c'era, insomma, che ci si salvava tutti, non si salvava nessuno, come di fronte alla crisi climatica. Poi anche tutto questo è svanito, quindi da un certo punto di vista il virus ha mobilitato il concetto di specie, sia perché ha fatto vedere che le specie sono trasgressibili, sia perché ha mostrato che forse si poteva creare una solidarietà corporea tra gli umani che non esiste. Quindi quello era il virus e la specie, che giustamente, come dici tu, ha una storia precedente, si sposta anche di qua, perché insomma sicuramente uno dei sensi di M49 è appunto anche continuare il lavoro di decostruzione della specie, appunto, sottolineando tra i tanti aspetti di lui che ho detto, cioè che la specie serve per distinguere l'umano e l'animale, ci viene spacciata come insuperabile in realtà, quello di non solo SARS-CoV-2, ma infinite altre malattie, ma anche il capitalismo non si è mai fermato di fronte a qualunque corpo produttivo e riproduttivo messo al lavoro. Non credo che il capitalismo si sia mai preoccupato di sfruttare gli asini e di non sfruttare i bambini nell'industria tessile inglese dell'inizio del capitalismo, i bambini e le bambine. La stessa impresa scientifica, no, che si basa sulla più rigida separazione umano-animale, ha inventato gli ibridi ingegnerizzati, dove dei geni umani vengono inseriti nel genoma di qualche altro animale e si creano questi ibridi dove non si sa dove finisce l'umano e dove inizia l'umano, il più famoso dei quali, anche qua con un linguaggio sicuramente sessista, chiamiamo oncotopo, ma in realtà l'oncotopo erano delle oncotope, perché sono state, erano delle tope disegnate per studiare il tumore mammario. Quindi quindi si può continuare con il discorso sul linguaggio che dicevamo prima, no? Per cui la stessa scienza che si fonda sulla separazione più rigida tra umano e animale, mostrato dal fatto che si può fare sperimentazione sugli animali, è molto più controllata sugli umani, almeno su certi umani, poi questo confine lo supera bellamente quando questo serve. La parte finale che ha letto Angia credo che poi restituisca questa idea del flusso, no? A un certo punto, se avete sentito il finale, un orso diventa l'orsa maggiore, che è il tradimento che dicevamo prima, no? L'orso diventa un'orsa, e per di più passa addirittura di regno, cioè non è più diventa una stella, no? Per cui c'è questo flusso, no? Per cui quello che prima era un vivente terrestre diventa un astro. Quindi c'è questo tentativo di riportare l'idea della continua trasformazione, della metamorfosi. E infatti io penso che ci sono tre categorie che sono particolarmente invise al capitale. Il capitale ha la caratteristica fondamentale di cannibalizzare i movimenti. L'unica cosa che si può muovere tranquillamente sono le merci del denaro e certi umani privilegiati. Poi ci sono tre categorie che infastidiscono di più, che sono il queer, quindi l'idea di superare quel binarismo di genere che dicevamo prima, la cronaca di questo.
questi giorni anche in questo paese lo dimostra, le persone migranti, per cui ognuno a casa sua, come gli orsi, a un certo punto gli orsi sono problematici, però sono venuti a casa mia, non si sa da dove, e dal cielo, forse maggiore, e appunto il movimento degli animali. È qua forse l'antispecismo politico, che si dice politico, che non ho ancora visto, dov'è, però pare che c'è gente che ci scrive al libro, insomma se ne parla, quindi vuol dire che esisterà da qualche parte, in qualche manuale di zoologia fantastica di Borges, però se c'è l'antispecismo politico dovrebbe cominciare a pensare ad allearsi con chi è, non all'alleanza che siamo, quello che si diceva prima, marciamo uniti, che siamo tanti e vinciamo di più, no, questo non va bene, no, siamo ritrovati alla foresta che avanza, Brambilla, trovate tante altre cose interessanti, ma e questo deve essere un movimento reciproco verso chi insomma le persone migranti e chi è con loro solidale, le persone queer e chi è con loro solidale, facendo un lavoro, come dicevo, bilaterale, da un lato imparare da questi movimenti che hanno una storia politica decisamente più solida di quella dell'antispecismo come si fa politica radicale, e dall'altra parte far capire a questi altri movimenti che la questione animale non è una bazzeccola di qualche anima bella, gentile e borghese che non ha niente di meglio da fare che interessarsi del mio cane e del mio gatto, come dice sempre il mio spelletto, ma è qualcosa di più ampio che si interessa anche di un orso. L'antispecismo sicuramente deve molto anche, no, alla teoria, ai movimenti femministi, alla teoria e ai campi che sono stati aperti da questo movimento. E, proprio nel testo, e poi passerei la parola a Angelo, al pubblico, perché immagino che saranno curiosi di fare domande, e, nel testo che citavi prima, mi veniva in mente anche rispetto all'immagine del coleottero, parli di questo antispecismo viscido, no? Opponendoti anche insomma a un'idea di altri antispecismi che insomma avevano un portato di paternalismo forte, anche come citavano i ragazzi prima, quest'idea, quando ho iniziato io, che ormai più di 20 anni fa, appunto una degli slogan era la voce dei senza voce. E quindi ovviamente poi negli anni il discorso è maturato ed è andato oltre, e quindi ti volevo chiedere, a proposito di questo tuo antispecismo viscido che proponi, come lo declini? Allora, l'antispecismo viscido è un libro, un'antologia dove c'è anche il pezzo di Karen Barrett che citavamo prima, fatto con Enrico Monacelli. L'idea parte appunto da questo interesse per questi animali di superficie, queste piccole bestie che di solito generano ribrezzo, schifo, no? Per cui io credo che insomma il primo antispecismo nasce nelle aule universitarie, e abbiamo i padri dell'antispecismo, padri, leggetelo in corsivo, padri dell'antispecismo, che sono Peter Singer e Tom Regan, che pur da prospettive diverse che cosa dicono? Adesso banalizzo molto, però, e non saremmo qua noi oggi se non ci fossero stati loro, per saresti, questo era tutto, però non riuscita. Loro che cosa dicono in essenza? Dicono sì, comunque esiste un proprio dell'uomo, che potete scegliere a caso quello che volete, e ci sono degli animali che in qualche modo si avvicinano a questo proprio dell'uomo. Questi animali quali sono? Sono le grandi scimmie. Infatti il progetto politico principale che nasce dal primo antispecismo è il progetto Grande Scimmia, che allarghiamo i diritti umani alle grandi scimmie, cioè chi è più simile a me. Allora, un progetto lodevole, perché voleva dire scardinare una certa concezione del diritto che è totalmente umanizzato, ma dall'altra parte un grosso rischio, no, di ancora una volta profondo antropocentrismo, perché corpo nella sfera della considerazione morale, chi è simile a me? Io non credo, ma poi
ancor meno per la politica, ma certamente per la morale, cioè insegna Levinas, quantomeno. Non credo che uno faccia un'etica. Levinas dice l'etica per la vedova e per l'orfano e per l'indigente, no? Non è una visione etica per il capitano di industria o per mio cugino, cioè per mia cugina posso provare affetto, ma un pensiero etico si deve rivolgere all'altro, da me. Quindi che cosa c'è di più altro da noi, di questi esseri viscidi, e quindi lanciamo l'idea dell'antispecismo viscido, che nasce anche dall'idea del serpente, che è sempre stato demonizzato dalla nostra tradizione, certi animali appunto che sono sempre stati esclusi, pidocchi, zecche, pulci, vermi, che sono completamente diverso da me, ma che comunque con me condividono una faglia comune, che è la faglia della vita-morte. E il tentativo, infatti, parliamo di viscido comune informe. No? L'informe è questo linguaggio di cui parlavamo prima per riconoscere questo viscidume. Il viscido è quello a cui questo antispecismo si rivolge, perché perché si supera l'identità, che è quella del primo antispecismo, la differenza, e la differenza che è una bellissima cosa, ma si può ritrasformare facilmente in identità. State registrando, quindi non posso dire quello che sto pensando in questo momento, ma molte differenze si trasformano in identità. Il riconoscere il comune, la faglia comune della vita, cioè il fatto che tutti noi cerchiamo di gioire, cerchiamo di evitare il dolore, quello che dice Spinoza, no? Io cerco di unirmi a corpi che rendono il mio corpo più potente, mi allontano da corpi che lo possono danneggiare o uccidere. Tutti noi, comprese le pulci, moriamo. Tutti noi siamo esseri vulnerabili, e questo è forse quello che anche ha mosso la rabbia in Trentino. No? È la prima volta, nella disperazione di quella morte, che non è colpa né di Andrea Papi né dei JJ4, è colpa di Fugatti e di chi ha costruito questa situazione che prevedeva degli incontri che potevano essere pericolosi. E insomma la vita è anche pericolo, è anche morte. Poi accettiamo la morte sul lavoro, accettiamo la morte sulle strade, ma non accettiamo la morte da parte di un orso o di un leone o di un altro grande predatore, di un grande carnivoro, perché siamo ormai in cima alla catena alimentare, abbiamo sterminato il resto del vivente, e questa cosa è assolutamente inaccettabile. Questo è quello, l'offesa principale, due offese principali fra il 49 e i suoi e le sue sodali. Uno, ha rimesso in atto la vulnerabilità, ci ha fatto riconoscere lo stato comune che comprende anche la vulnerabilità. E due, si è reso inoperoso, che è la cosa che fa imbestialire di più, lo scrivo anche nel libro. Cioè il fatto che lui, quando era libero, si crogiolava nei boschi del Trentino senza dover riprodursi o produrre. Questa è la cosa che veramente dice per minuti, per giorni, per ore. Io faccio quello che voglio. Sono inoperoso, che non vuol dire stare con le mani a far nulla, vuol dire avere un altro approccio nei confronti della vita. Aprirsi appunto a questo flusso indefinito di vita-morte. E queste sono le due offese principali per cui M49 è stato condannato all'ergastolo. Infatti poi lo dicevano anche loro, questi orsi tacciati di pigrizia perché non si sono mossi da una certa zona del Trentino, e quindi sì, sempre in un'ottica della produttività in un qualche modo, del dover appunto arrivare a un obiettivo. Ma io appunto, prima di lasciare la parola al pubblico, solo l'ultimo proprio spunto ti vorrei chiedere, perché leggevo recentemente questo libro di Vincent Desprez sul polpo, i ragni, molto bello, di etologia, si proponeva nell'introduzione, che se non sbaglio è di Kocak, però tu non ami moltissimo, forse hai ragione, no, non diciamo... Okay. Però diceva, perché poi alla fine è la nostra concezione occidentale, diceva forse dovremmo essere tutti un po' animisti, no? Perché ci sono concezioni per cui magari si ritiene che l'uomo e l'animale abbiano solo corpi differenti, e quindi ti volevo chiedere solo rispetto a questa provocazione cosa ne pensi. Innanzitutto grazie di aver ricordato il libro di Depré, che è Autobiografia di un polpo, se non ricordo male, che ho recensito per il Manifesto.
Non ti rispondo su Coccia, ti dico che Depré mi piace molto di più di Coccia, che a stare vicino agli standard della politica si impara a parlare. Depré fa quell'operazione che dicevo prima, questo antropomorfismo lacerato, no? Prova a raccontare come se fosse un polpo, che poi è quello che ha fatto Haraway con le Camille alla fine del libro Ciutrucene, che non so pronunciare, perché mi perdonerete, che ha fatto Barad quando dice che la natura è queer, no? E fa vedere, parla degli atomi, che della luce che può essere onda o particella a seconda di come lo osserviamo, che non ha un'identità fissa, ma che addirittura come dire, il fondamento della materia è queer, no? Può essere sia onda che particella. Quindi questa fabula speculativa, che è un altro aspetto tipico del femminismo, sicuramente ha ispirato anche il libretto M49. E cosa che mi hai chiesto? No, sull'animismo. Deficitiamo di animismo nel nostro rapporto con il vivente. Ma non lo so, io quello non lo so, perché forse deficitiamo di prospettivismo, penserei a Villeros de Castro, no, per cui noi abbiamo fatto un'operazione di separazione netta tra l'umano e l'animale. In realtà le popolazioni amerindiane hanno fatto un'operazione opposta, sono tutti umani e vedono il mondo, sono tutti umani, che è anche questo antropocentrico, però è un racconto interessante che mostra come, insomma, solo il fatto che esista un antropocentrismo diverso mette in crisi l'antropocentrismo nostro. Gli umani sono tutti umani e a seconda della forma del corpo che hanno ovviamente interpretano il mondo in maniera differente. Che poi, se volete, quello che dice anche quel bizzarro barone Estone, che risponde al nome di Jacob von Ueskul, che è barone Estone, che poi faceva il per suo divertimento lo zoologo, che diceva: il mondo cambia, non esiste un mondo, esistono mondi, no? Per cui adesso vi faccio un esempio che lui non fa, per un tavolo, per una mosca è una pista d'atterraggio e di partenza, per un cane è un bellissimo oggetto con cui giocare per stare sotto, per te umano è un pezzo di legno, una scrivania su cui scrivere o mangiare, per un tarlo è un'enorme torta che mangia per tutta la vita. Quindi quello stesso tavolo sono tanti mondi differenti. Ecco, forse più che di animismo direi che quello che ci manca è la capacità di pensare con, che vuol dire appunto interpretare, capire che non esiste il mondo o un mondo, ma esistono infiniti mondi, e ogni volta che scompare un vivente scompare un intero mondo, perché i mondi non sono di specie, i mondi sono di quelle città viventi, per cui immaginate in questo momento quanti mondi stanno scomparendo negli allevamenti intensivi solo di questa regione. Grazie Massimo, ti ringrazio tantissimo. Al pubblico. O anche ad Andrea, se c'è piacere di. Anche perché è molto interessante la vostra operazione quando raccontavi, insomma, di questa rifunzionalizzazione della. Cioè, sono esperimenti quasi utopici. Cioè. Sì, e adesso questa volevo dare la parola alla fine al collettivo A4, a Antonio, che ha animato le immagini di Andrea, i disegni di Andrea. Alla fine si presenteranno, perché il contributo è stato fondamentale di A4, è stata una nostra liaison. Mi sono ispirata. E io devo fare un salto al podere, perché il montone e la pecora vogliono essere nutriti e tanto siete nelle mani di tutti. E Massimo, questa sala non è proprio una sala che ha la consapevolezza di cos'è l'antispecismo? Torniamo indietro e diciamo cos'è l'antispecismo. Non so, ognuno ha la sua definizione di antispecismo. I padri dell'antispecismo dicevano che era un pregiudizio, per cui favorivo gli interessi della mia specie rispetto agli interessi di altre specie.
analogamente al sessismo e al razzismo. Io non credo che né il razzismo né il sessismo né l'antispecismo siano pregiudizi. Sono più vicino alla definizione di Nibert, che è un sociologo marxista, che dice che lo specismo è un'ideologia giustificazionista, quindi un'ideologia che permette di giustificare la messa a morte e lo smembramento di corpi animali. Poi la mia posizione è un pochino più ampia, come avrete capito, non esiste la divisione umano-animale. Ci sono processi di animalizzazione che storicamente hanno portato nella sfera dell'animale umani, sicuramente per la nostra società mainstream le persone migranti sono più vicine agli animali che all'umano prototipico, e chi non è cisgender, eccetera, eccetera, insomma, quello che ci siamo detti bene. Scusa, posso fare un appunto? Un esempio di questa cosa. Appena è morto Andrea Papi, qualche giorno dopo, qualche giorno dopo la morte di Andrea Papi, appena è stato confermato che comunque era stato vittima di uno scontro con un orso, e questa esponente di Fratelli d'Italia, una parlamentare credo, e se l'è subito presa con gli animalisti, perché naturalmente quello che è successo in Trentino non è responsabilità di chi governa, è responsabilità degli animalisti, di questa lobby verde. Ed è stato sorprendente che lei, appunto, attaccando questa figura di questi animalisti senza cuore, spietati, diceva che noi ce ne freghiamo se muore una persona, a noi interessano solo gli animali. E a me è venuto in mente che Cutro è stato qualche mese prima, lì sono morte tante persone, però per quel partito politico, quell'ideologia particolare, quelle non sono persone, per cui quando loro dicono che a noi non interessano le persone, invece a loro sì, cioè stanno parlando appunto di un certo tipo di essere umano, niente, questa cosa è l'ipocrisia più massima, no? Sì, no, poi non è, ovviamente Fratelli d'Italia è l'apice, infatti si chiamano fratelli, e però non credo che gli altri siano messi meglio da questo punto di vista. Io trovo anche aberrante, apro una piccola parentesi sulla tua sollecitazione, che molta sinistra dica devono venire qua le persone migranti perché ci sarà qualcuno che ci paga le pensioni, o ci servono le badanti, i camerieri o quant'altro. Anche questa visione strumentale della migrazione, credo che poi è qualcosa che dico anche nel libro, no? M49 ha fatto pochi danni. M49 a un certo punto si arrabbia e dice: ok, c'è qualcuno che mi difende perché dice ho fatto pochi danni, e se ne avessi fatti tanti? Cioè, è davvero casa vostra questa, che io non posso fare quello che ritengo corretto fare, no? Che, vuol dire, poi cosa fate come 49, come gli altri orsi e orse, va a predare dove c'è l'allevamento, poi torniamo alla discussione di prima, no? Noi possiamo sterminare miliardi di animali all'anno, se un orso fa quello che noi facciamo su scala industriale diventa un essere problematico. Ma tornando alla definizione della domanda precedente, la mia visione di che cos'è lo specismo e quindi cosa dovrebbe essere l'antispecismo è: allora, lo specismo è l'incontro tra un'ideologia giustificazionista, riprendendo Nibert, che si inventa che cos'è proprio dell'uomo e costruisce una gerarchia del vivente sulla base di queste caratteristiche, una ideologia giustificazionista di pratiche di smembramento dei corpi, non parlo più di animali o di umani, di smembramento dei corpi, pratiche di smembramento o dispositivi di smembramento dei corpi che non sono solamente i mattatoi, gli allevamenti intensivi, i lager, i barconi, le prigioni, le camere di tortura, eccetera, ma sono anche le leggi, cioè quello che si può dire dispositivo performativo, no? Per cui ci sono parole che uccidono, no? Ci sono tutta una serie di leggi sovranazionali, ad esempio già l'allevamento sta in piedi perché arrivano sovvenzioni dalla Comunità Europea per ogni capo di bestiame,
quindi questo non ha effetto direttamente lo sterminio degli animali, ma lo rende possibile con leggi che decidono appunto che dove mettere i ristoranti che servono soprattutto prodotti animali, come attendare i circhi, come gestire un canile, dove possono entrare i cani, dove possono uscire. Tra l'altro, il problema più grande di questa società sono i cani che cagano per strada, ma questa è una roba che fa investire le persone, non c'è un problema davvero gigantesco di questo. Hanno trovato i cartelli dappertutto con vietati, con i sacchi. Quindi c'è una combinazione di un'ideologia di pratiche che non sono solamente pratiche materiali, ma anche pratiche performative che rendono possibile lo smembramento all'interno, ecco qua torna il discorso di prima, di una cornice sacrificale. Cioè, come esiste una cornice eterosessuale per cui certi corpi vengono soggettivizzati come maschi e come femmine, quindi naturalmente attratti gli uni dalle altre, e viceversa, noi siamo soggettivizzati come corpi umani. Primo, cioè noi vestendo in un certo modo, muovendoci in un certo modo, mangiando in un certo modo, mangiando corpi animali, ci soggettivizziamo come umani, così come quando giro con i pantaloni e Laura con la gonna, ci soggettivizziamo come soggetti di sesso maschile e femminile. No? È la caratteristica, all'interno delle cornici certe caratteristiche corporee che di per sé sono mute, non eloquenti, vengono fatte parlare. No? Può essere la vagina, il pene, che per quel poco che mi risulta non ho mai sentito parlare, può essere il numero delle vertebre, può essere quella bozza cranica, che c'è stato un periodo, come sono fatte le circonvoluzioni cerebrali, il colore della pelle, no? Aspetti biologici a cui viene dato una valenza politico-culturale, vengono fatti parlare in un determinato modo, la forma dei nasi, eccetera, eccetera, storia piena. E, quindi c'è anche, come c'è una cornice eterosessuale, come c'è una cornice psi, per cui ci sono i sani e ci sono i matti, come c'è una cornice abilista, c'è anche una cornice sacrificale che forse le comprende tutte in qualche modo, per cui certi corpi possono essere uccisi impunemente e certi altri invece sono protetti dal diritto. All'interno di questa cornice queste macchine operano molto bene. Questo per me è lo specismo, quindi l'antispecismo è smantellare una certa ideologia e abbattere certi sistemi di smembramento di corpi. Grazie Massimo, se qualche altra domande, o se il collettivo invece si vuole presentare. Beh, non so se prima qualcuno. Volevo fare così veloce, no? E volevo chiedere, lascio. Forse si sente. Immagino di sì, però diciamo nella tua chiedere, nella tua critica allo specismo c'è anche una critica alla civilizzazione, alla civiltà, insomma, anche che è sviluppata negli ultimi, non so, 10.000 anni, diciamo, in questa occupazione delle città, quindi anche l'allevamento comunque si è sicuramente implementato. E se c'è nel tuo antispecismo, diciamo, una critica, diciamo, un desiderio anche di andare oltre la civilizzazione, e se pensi che possa esistere un antispecismo nella civilizzazione, cioè che sono due cose che vanno insieme o che assolutamente non possono andare insieme. Posso aggiungere che raccogliamo le due domande. Bellissimo. Non volevo farla, però lui mi ha dato la possibilità di aggiungere proprio un pezzettino. Lui te la posta in termini di civilizzazione, io te la pongo in termini di positivismo. Per esempio, quando tu fai questo elenco maschio, bianco, etero, eccetera, cisgender, eccetera, eccetera, e dici, ci sono alcuni elementi che da questo elenco mancano, ti chiede, sì, lo so che ce ne sono, però magari in certi momenti storici c'è un'impellenza maggiore, per esempio nei due anni di pandemia, l'elemento, cioè come l'essere umano in generale si è rapportato, no?
quelli che erano gli aspetti scientifici legati a un'idea di positivismo totalizzante, hanno caratterizzato quei due anni e non c'è stato respiro che uscisse oltre quel tipo di, come dire, di barriera. Allora mi chiedevo anche qui, l'idea di antispecismo rispetto al positivismo, cioè, poi c'è un inserimento anche di questo elemento filosofico del contemporaneo, oppure lo escludi a priori perché richiederebbe un altro tipo di riflessione, metterebbe magari in gioco troppe, si mescolerebbero troppe carte e cadrebbero magari molte teste? Cioè, è stato detto che io devo rispondere in poco tempo. Allora, avete toccato dei nodi importanti su cui, insomma, c'è molta riflessione da fare, vi dico qual è la mia posizione attuale, che non credo che raccoglierà il favore del pubblico. Però cominciamo dalla civilizzazione. Vero che certi meccanismi iniziano all'inizio del Neolitico. Vero però altrettanto che non possiamo avere questa visione astorica che poi non è cambiato nulla in 12.000 anni. Certamente negli ultimi 200-300 anni è cambiato di molto, cioè bisogna tenere conto anche degli aspetti materiali. Faccio un esempio banale, non potremmo consumare la carne che consumiamo se non avesse alimentato i frigoriferi. Quindi voglio dire, c'è stata anche un'impresa di... ci sono stati dei momenti storici che hanno cambiato le caratteristiche dello sfruttamento animale. Quindi questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto, io mi sento vicino a molto femminismo che ci dice che insomma dobbiamo riflettere, perché ci sono degli forse dobbiamo conoscere meglio i processi tecnici di civilizzazione, perché non è detto che necessariamente questi siano totalmente negativi, anzi forse disinteressarsi di certi aspetti potrebbe comportare la perdita della capacità di critica nei confronti di certi utilizzi. Penso a Haraway, che fa questo tipo di ragionamento. Il positivismo ovviamente quanto di più lontano esista dal mio pensiero, in termini no, mi riferisco ad Auguste Comte, proprio alla scuola positivista. Però anche qui io farei un pochino di lavoro di critico, no? Nel senso che è vero quello che dici, che è successo nei due anni della pandemia, però un conto è l'aspetto, come dire, più materiale e un conto è l'aspetto biopolitico. Allora, c'è stato un controllo dei corpi biopolitico durante tutto l'evento pandemico, sia prima che dopo la messa a disposizione dei vaccini. E questo è un aspetto che sicuramente critichiamo, però vi garantisco che la gente moriva davvero, il virus c'era davvero, cioè non era un'invenzione di una qualche lobby strana, come c'è la lobby dei verdi, c'è la lobby ebraica, c'è la lobby dei gay, no? Quindi attenzione, perché poi quella deriva a destra è facilissima, quindi vi assicuro che a Bergamo si moriva. Il mio amico dal lago che viveva in Sicilia, quando sentiva i discorsi di Agamben, peraltro filosofo che ho amato fino a quel momento, mi diceva che era tutta un'invenzione, mi telefonava dalla Sicilia e mi diceva: ma davvero vi state morendo? Con un filo di cinismo, perché pare che Agamben dice che non è vero. Quindi secondo me bisogna distinguere tra i vari aspetti, ma è vero che c'è un aspetto di controllo della popolazione che è stato totale, quindi c'è una critica biopolitica. Un conto è dire che il virus non esiste, che è stata un'invenzione di qualche lobby, che non so se ho risposto in parte alla domanda, cioè, insomma io non ho difficoltà a vedere in bianco e nero molti aspetti, ma è una cosa che mi ha reso particolarmente inviso al movimento antispecista, che quando parla tra le altre, insomma vuol dire ho subito i diversi processi del popolo. Però una di quelle è sulla sperimentazione animale. Io credo che la sperimentazione animale sia da condannare per motivi politici, non perché funziona o non funziona. Io faccio l'attivista politico. Primo, al di là che posso pensare che funzioni o non funzioni, non faccio l'epistemologo e quindi non mi inserisco in discorsi che non c'entrano niente con la politica.
là, anche se la sperimentazione animale funzionasse, la sperimentazione animale non va fatta per motivi politici, perché non si smembrano i corpi, per tutto quello che abbiamo detto oggi. Perché se quel giorno ci fosse una sperimentazione animale che funziona, allora quel giorno cade tutto il sistema. La sperimentazione a maggiore è ancora una critica ancora più profonda, anche se alcuni non l'hanno capita. Dire non mi interessa se funziona o meno, non va fatta comunque. Perché sennò uno poi a un certo punto si avvicina ad animali sempre più simili a noi, è ancora un discorso antropocentrico, per cui sicuramente magari non funziona se la faccio sui famosi coleotteri di prima, però se la faccio sulle grandi scimmie che sono così simili a noi, l'hanno capito anche Singer e Reagan che erano simili a noi, se la facessi sugli ebrei sono ancora più simili. Ah, ok, era chiaro, non è che sto parlando in prima, cioè no, perché poi registrano, poi mi fanno un altro processo del popolo. No? No, sì, tra l'altro recentemente si è venuta anche, insomma, si è saputo quello che già poi si sospettava, che anche, insomma, anche a Bologna ci sono queste scimmie con gli impianti nel cervello, che sono oramai un po' in tante università. E infatti la motivazione etica, politica, penso che debba essere quella, insomma, portata avanti per prima. Ma forse anche in questo uno potrebbe fare una domanda provocatoria che magari potrei rivolgere anche a loro. Cioè, mi ricordo quando Harvey appunto parlava, se non ricordo male, del koala, di quanto fosse iconico rispetto agli incendi, appunto mostrare quel particolare animale a cui siamo legati. Io ad esempio ho un beagle che era passato dal filo spinato di Green Hill, e chiaramente anche quello era un animale che incuteva una forte empatia rispetto appunto fosse stato un maiale o un altro animale o un pollo. E chiaramente l'orso, appunto grande re, grande antenato totemico, ha un portato di forza propria. È chiaro che magari, cioè, infatti volevo chiederlo anche a voi, magari tra i difensori dell'orso ci possono essere i mangiatori del pollo piuttosto che del maiale, insomma, questo è anche forse una differenziazione già specista tra specie, insomma. Non so se vuoi rispondere con loro, ma insomma era più una considerazione. Sì, è sicuramente è vero, perché effettivamente c'è stata una mobilitazione così grossa, e boh, anche tutto il mondo social comunque si parla tanto, cioè di recente, appunto parlando del boicottaggio del Trentino, siamo ritrovati questo commento dove diceva: boicottiamo il Trentino, basta latticini trentini. Benissimo, così. Cioè, esatto. E sì, ma poi anche credo alla prima manifestazione che abbiamo fatto il 23 aprile al Castellera, a un certo punto c'erano persone che scrivevano: ma se vengo con i miei amici e mangio il panino al prosciutto, un problema, a parte che c'è, cioè, una volta nella vita puoi anche mangiare un'altra cosa, mi viene da dire, ma paradossalmente l'abbiamo visto anche alla Spezia quest'estate, che noi eravamo liberi cinghiali. E anche lì è arrivata tantissima gente che li aveva presi così in simpatia, o le persone che accompagnavano i bambini tutti i pomeriggi, e poi probabilmente a casa mangiavano, cioè, altri animali che ci assomigliano moltissimo ai cinghiali. Oppure la sfattoria l'estate scorsa, altro capitolo super problematico. E al di là di tutta la questione, cioè Casa Pound che porta al fioccato, queste cose agghiaccianti, però anche lì sì, a me è stato raccontato di persone che mangiavano i panini e salame durante un'occupazione per salvare dei maiali, che, cioè, mi sembra un cortocircuito mentale totale. Secondo me questo comunque ha anche tanto a che fare col messaggio semplicistico dell'animalismo mainstream. Che noi comunque, cioè, già è complicata la lotta che siamo scelte, e dobbiamo affrontare anche questa visione super semplicistica, pietistica che c'è. Poi chiaramente, cioè, nei momenti di emergenza più persone vengono meglio è, purtroppo siamo anche costrette a turarci un po' al naso, no? Rispetto a quello che vediamo, in attesa che forse un giorno ci sia un movimento
antispecista politico radicale, vero? Chissà se lo vedremo. Io lo auguro, io sono troppo anziano. Posso dire una cosa, poi riapriamo, però così prima che... Io avevo preparato una piccola sorpresa con Angela, cioè sto lavorando a un'altra cosa, che è un libro di poesie, che ogni giorno scrivo un pezzo che ha a che fare con quello che mi ha colpito, che ho vissuto, che accade nel mondo, e visto che qua c'è stato un alluvione terrificante in quei giorni, ho scritto questa cosa, e Andrea Nurcis prima mi diceva che colpevole dell'alluvione pare che siano le nutrie che hanno distrutto gli argini, quindi vorrei chiedere ad Angela se vuole leggere questa poesia, che è dedicata sia agli umani che alle nutrie che sono morte durante l'alluvione. Il 17 maggio, il terreno prima secco, ora acqua, le tane inondate, le gabbie senza fuga, il cibo assente, il fango soffocante, e ponti, strade, ferrovie morti, lo spazio senza più riferimenti, il tempo fermo che ti spazza via, i piccoli, la fame, le correnti, esondate al fiume nel liquido deserto, vivere in alto, oltre il piano terra. È certo meglio che nei capannoni, insidiosa e instabile superficie, casa in cui vive ciò che non si dice. Se qualcun altro ha considerazioni, domande, siamo qui. Cosa possiamo dire delle madri dell'antispecismo invece? Perché c'è una storia un po' dimenticata ancora all'inizio del Novecento. Come no? Beh, certo, c'è un'invisibilizzazione come in tanti altri aspetti. C'è un recente articolo pubblicato su Liberazioni dove c'è una... adesso mi sfugge il nome, ma... si ripesca un antispecista degli anni 50-60 che viene ampiamente saccheggiata da Peter Singer senza citare la fonte, quindi sicuramente, voglio dire, anche oggi non antispecismo, le attiviste antispeciste sono soprattutto soggettivizzate come donne, soggetti soggettivizzati come donne, c'è una storia di misi, ma senza dubbio, cioè, come nel femminismo c'è stata un'invisibilizzazione del femminismo nero fino a molto tempo fa, come ci sono ancora femministe che sono TERF, eccetera, eccetera, quindi ci sono aspetti di invisibilizzazione, ci sono le madri o le sorelle del pensiero antispecista che cominciano ad avere suffragette, penso anche al caso del Calamarrone. Il caso del cane marrone, ma fino ad arrivare a questa persona che io ho pubblicato l'articolo su Liberazione, che era rivista che coordino, e vedete come funziona l'invisibilizzazione. Non mi torna in mente il nome di questa donna che ha anticipato Peter Singer. Esattamente, è invisibilizzata anche sui più immunizzati come te. Ma io riconosco i miei problemi. Inizio della cura, avere l'insight. Comunque c'è anche un pezzettino che ho letto, però piccolo proprio di Louis Michel, della Comune di Parigi, dove lei dice che nonostante lei si sta sbattendo per la Comune, quindi i fiori di diritti umani, lei si mette ad aiutare dei cani, e quindi c'è un piccolo anche pezzo di antispecismo, insomma. Un po' così, però a me mi ha molto curioso. Ma pensiamo anche. Poi su vicende avevo parlato, però sì, hai ragione. Pensiamo in Italia alla Maria Ortese e Elsa Morante. Esatto, Elsa Morante. Aspetta, il modo in cui parla della carne lì della storia. Vero?
anch'io, adesso non ricordo il nome, ricordo questa antivivisezionista donna che ha scritto esatto. 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 Perché poi allora sì, sì. Infatti quello è stato molto illuminante anche come convergenza di lotte, è stato un momento particolarmente alto della storia. Sì, perché erano Wander City e un quartiere operaio. Esatto. Non so se loro forse vi volevate presentare. Noi facciamo la chiusura finale, quindi se c'è qualcun altro. Ecco, prego. Ma una domanda io. Sono di quelli che sull'antispecismo sanno poco, ma la domanda che le faccio è un po' questa, perché la mia lettura un po', io faccio lo psicanalista, quindi un po' guardo da un'altra parte, però mi sembra, e questa è la domanda, se in fondo noi abbiamo avuto dei discorsi fortemente dominanti, no? Li ha citati, eccetera, in un certo senso assoluti o assolutizzanti, no? Che prendessero fondamentalmente, assegnavano i posti a tutti, alla grandissima parte della società. Questo è crollato per tutta una serie di ragioni, eccetera. Mi sembra che tutti questi discorsi, la fine del patriarcato, eccetera, ma più che la fine di quelli, il nascere di tanti discorsi che invece puntano a non essere binari, la nostra stessa clinica, noi parliamo ormai di una clinica continuista piuttosto che quella discontinuista, neuropsicosi, no? Cioè tutto questo io lo trovo fecondo, c'è cioè un po' la mia idea, le chiedo se in fondo si può leggere anche così, come qualcosa che va piuttosto a mettere un argine a qualche, in qualche modo, non è, è forse come mi aggancio un po' a quello che chiedeva lui prima, cioè non tanto per rovesciare il tavolo, quanto in qualche modo piuttosto per fare argine a qualcosa che noi siamo arrivati a un punto dove non c'è più nessun limite a questo, cioè i migranti possono annegare, il pianeta può andare in malora, cioè non ci interessa, se io voglio la carne di qualsiasi animale posso fare, cioè in questo momento dove paradossalmente c'è un po' la spinta al fatto che alcune minoranze capitaliste eccetera eccetera possano accampare qualsiasi diritto e che questo nel discorso fino a un certo punto passava e adesso non passa per una serie di, perché c'è una pluralizzazione di questi altri discorsi. Quindi il primo è se effettivamente insomma trova una lettura possibile. Due, in qualche modo io ripeto, da un lato vedo tutti questi discorsi, ci metto dentro la psicanalisi, come ecco, qualcosa di positivo. Nello stesso tempo mi pongo il problema del fatto che spesso anche sul piano del gender si tende poi a fare comunque alla fine una specie di gentrificazione di nuovo all'interno di ogni discorso si assolutizzano le cose. E mi domandavo, in un certo senso, l'antispecismo invece che contributo può dare in questa direzione? E la sua domanda mobilita una serie di discorsi che è impossibile fare adesso. Non so se ho letto giusto quello che lei diceva, siamo d'accordo sulla diagnosi. Io non credo che i discorsi che stiamo facendo, che dovremmo fare, sì, sono solamente di, come dire, di tentativo di mettere un argine in una situazione devastante, ma forse, diciamo così, come politica utopistica di grande respiro dovrebbero avere la funzione di ribaltare il tavolo. Cioè, credo che questo è il grande contributo dell'antispecismo. No? Tornando a quell'elenco che dicevamo prima, ci sono tutta una serie di qualificazioni di quell'uomo, ma credo che l'antispecismo vada a colpire il sostantivo, quindi una parte centrale della costruzione del discorso, no? Per cui insomma, mi fa piacere anche apprendere che la psicanalisi abbia fatto questi grandi passi. Insomma, il mio amico Lacan distingueva chiaramente l'uomo dall'animale, tanto che Derrida lo critica, dice, Lacan diceva reagisce e gli dice se l'animale rispondesse, no? Quindi accolgo
con piacere anche questo movimento della psicanalisi. E niente, volevo dire solo un punto fondamentale, che è quello che sta succedendo, quello che l'hai definito come assenza totale di qualunque argine, è proprio dovuto alla vittoria completa del neoliberismo. Il neoliberismo non è tanto un sistema economico, ma un sistema che economicizza qualunque aspetto della vita, per cui io mi devo iscrivere alla migliore università, devo competere per avere i migliori. Cioè c'è una brandizzazione del sé che economicizza ogni aspetto della vita, e questo lo rende possibile. Se la competizione è tutti contro tutti in ogni aspetto, per cui dai voti a scuola, al mio lavoro, ai miei rapporti affettivi, anche i rapporti affettivi sono entrati in un aspetto economico, no? Di successo meno, no? Per cui funziona o non funziona, si apre una situazione di mancanza di argine che lei diceva. Spero che non siamo solamente come quelle macchine che ho visto qua dietro che stanno ricostruendo l'argine, per cui stringono ancora di più il fiume, la prossima volta che esce ancora peggio. Ecco, forse bisognerebbe cominciare a riflettere su come gestire i fiumi senza fare gli argini. Allora, prego. Io sono Arianna, faccio parte della collettiva 4. Noi cerchiamo di sviluppare un pensiero critico nelle persone. E portiamo l'antispecismo politico, ci insinuiamo anche negli altri movimenti di discriminazione, quindi portiamo le istanze degli animali nei movimenti femministi piuttosto che in quelli antirazzisti, e facciamo divulgazione sui social. All'entrata trovate tutto il nostro materiale e tutto quello che ricaviamo va devoluto ai rifugi per animali liberati, che insomma vi chiediamo di supportare, perché fanno un lavoro di resistenza e cura fondamentale. E tra l'altro qui abbiamo Angela che ha un rifugio, quindi magari se dopo vuoi sponsorizzarti. E niente, tutto quello che vedete va tutto ai rifugi. Ci sono anche le maglie di Stop Casteller, che va a sovvenzionare e supportare tutto il lavoro che stanno facendo. E niente, noi vi ringraziamo e spero insomma che vi piaccia il lavoro che abbiamo fatto anche in collaborazione con Terrestra. Grazie per essere venuti. Mi approfitto anch'io per salutarvi e ringraziarvi per aver partecipato a questo nostro evento. E vorrei ricordarvi solo che noi siamo, diciamo, dei modesti e delle modeste contadine, e siamo veramente contenti che però avere rapporti anche con filosofi e persone che ci aiutano ad avere un'idea dell'agricoltura differente, insomma, a decostruire una delle attività umane probabilmente più speciste che l'umanità si trascina dietro da millenni ormai, e forse è giunto il momento di creare un'idea appunto di agricoltura che rappresenti anche non più un semplice sfruttamento di quello che ci offre il vivente che ci circonda, ma anche un modo per sperimentare, costruire nuovi tipi di relazioni con questo vivente, insomma. E niente, non so se hai capito quello che ho detto, comunque grazie a tutti. Grazie a tutte le persone che sono state qui, grazie veramente a voi, tra l'altro compagne di lotta prima di ogni altra cosa, a quattro scopi, abbiamo condiviso anche la famosa La Spezia, anche Trento. Oggi mi avete visto in veste un po' più performativa, ed è una parte della mia vita importante, ma ho anche appunto un rifugio antispecista che si chiama Grugno Clandestino in Piemonte. È un rifugio che io e il mio compagno abbiamo creato interamente da soli, e
volevo semplicemente dire due parole su che cos'è un rifugio antispecista. Un rifugio antispecista è proprio un luogo fisico dove gli animali liberati dallo sfruttamento del sistema zootecnico e di tutti i tipi di sfruttamento a cui allo specismo e soprattutto sostenuto da questo sistema capitalista che produce gli animali in quanto merce, quindi continua a produrli e continua a metterli a morte, e ci sono appunto degli individui che riescono a liberarsi o che vengono aiutati in questa liberazione, perché è ovvio che loro vogliono essere liberati. Questa cosa deve essere chiara e ci è naturale se ci fermiamo a pensare che qualsiasi oppresso vuole la libertà, quindi possono essere aiutati a ritrovare la loro liberazione. Un rifugio antispecista è un luogo dove questa liberazione trova uno spazio per concretizzarsi quotidianamente, quindi non è soltanto appunto pensiero, teoria, che è giusto che ci sia per sostanziare le nostre azioni, ma è pratica quotidiana. Ma secondo me è importante dirci che questo deve essere un luogo politico, un luogo di resistenza, perché lo è, perché si pone necessariamente contro il sistema, nel suo esistere, nel suo essere luogo di cura, nel suo essere luogo di vita che cerca di realizzare la liberazione di questi corpi nelle attuali condizioni di questo sistema, che non è un sistema liberato. Quindi io non amo parlare di libertà per collocarla in un altrove astratto a cui non arriveremo mai, anzi, che ci continua a rendere inefficaci nella pratica. Io cerco di parlare di liberazione, perché la liberazione possiamo crearla qui adesso, lottando politicamente, e in questi spazi creare, in queste condizioni, luoghi di liberazione, altre relazioni, altre modalità con questi animali. Ma la politica non si fa da soli, quindi perché questi luoghi non ricadano di nuovo nella soffocante inefficace scelta individuale, che purtroppo è un male dell'epoca, purtroppo lo sappiamo. C'è bisogno che i rifugi antispecisti siano un luogo collettivo, un luogo veramente dove si fa politica insieme, non soltanto perché mantenerli proprio a livello materiale, dato che appunto sono luoghi antisistema e devono esserlo, quindi non ricevono nessuna fantomatica sovvenzione da nessuno, a differenza magari dei canili, che già è diverso, ma proprio perché bisogna inventare insieme pratiche di resistenza materiali, ma che siano veramente anche spazi dove il nostro agire trova forza, si fortifica negli intenti, e dove insieme a questi corpi reali diamo veramente concretezza alla nostra pratica antispecista. Grazie. Adesso lo facciamo in automatico.